Amici di FUG Sport Channel, appassionati di ciclismo, ben ritrovati al nostro appuntamento consueto con Axi Time, la nostra finestra spalaccata sul mondo del ciclismo Axi della provincia di Udine. Siamo con Franco Bon, benvenuto, bentornato. A tutti, grazie. Franco, alla vigilia del primo trofeo Cospalat che si terrà a Pagnacco domenica 14 settembre. Giochi in casa a Pagnacco, Franco? Sì, giochiamo in casa perché la, la nostra società Amici e Bici Nadali eh, ha sede a Pagnacco eh, e quindi la gara è una gara in casa praticamente l'abbiamo già fatta anche l'altro anno quest'anno prende un nome diverso perché eh, approfitto per ringraziare il signor Zampa della Cospalat che ci ha dato l'assistenza per la gara di quest'anno. Ricordiamo che è una gara chiaramente affiliata a AXI ma aperta anche a ciclismo e Enti Consulta certo. per cui si può aperta correre. a tutti, aperta. esatto, tutti possono partecipare, anzi mi auguro che la partecipazione sia numerosa, c'è nel giorno precedente una gara in quel di Maserata vicino a Treviso, ma mi auguro che il tipo di percorso, la gara in sé, eh, possa tirare più di qualcuno, perché è una gara veramente interessante. Sai cioè che io sono, mi piace, cioè sono appassionato dei dettagli proprio anche della, della bicicletta, ho visto il percorso che parte e, e, e arriva dal, a Pagnaco, praticamente esatto. dove c'è il Bocciodo, lì nella zona de, degli impianti sportivi, vallonato, non c'è un, un metodo di, di piano. Eh sì, eh, lì, lì è un percorso che parte da, da Pagnaco, si sale un attimino verso, verso la collinetta di Brazzaco, Moruzzo, poi si scende verso Moruzzo, si gira a destra per andare... Poi verso L'Auzzana, si passa a Coloredo, da Coloredo si scende giù, rampa di, Arta, di Ara, pardon, e Ara Tricesimo, eh, lì abbiamo dovuto fare una leggera modifica del percorso perché noi pensavamo di fare costeggiare, seguire Tricesimo sul lato interno, invece... C'è la manifestazione, così mi dicono, degli uccelli a, ah, sì, a Tricesimo e quindi devieremo verso destra, facciamo Felettano che anche quello è molto bello poi scendiamo giù a Leonacco, Tavagnacco e di nuovo Pagnacco sono tre giri dove non c'è molto respiro in effetti pianura poca <ride> diciamo adatta se fosse una tappa di qualche non so, giro importante o qualche classica sarebbe una tappa adatta a ah, qui che scattano eh, eh sì ecco. è una tappa l'altro anno sono rimasti molto soddisfatti i partecipanti eh, de della gara e eh, ritengo possano essere quest'anno quest'anno partiremo come dicevo da dal primo non partiremo, abbiamo un raduno allo spazio Cospala di Fontana, Bona, poi faremo un trasferimento sino a Via dei Colli che è la partenza effettiva della gara. Um, una cosa volevo dire, eh, l'hai citato subito prima, ma mh, è giusto valorizzare proprio Cospala perché. Si è certo. avvicinato al vostro mondo e certo. direi che lo ringraziamo, ovviamente. Ma perché, come è, è arrivato questo certo? Di fatti mi ha fatto molto piacere che siano Zampa abbia aderito a, così, a questa nostra promozione, eh, perché è un po' anche una promozione del territorio. E la Cospalat si è dichiarata molto disponibile, e di faremo tutto lì anche le premiazioni verranno fatte presso lo spazio Cospalat. E eh, come eh, ti dicevo prima, l'augurio è che il tempo ci assista, <ride> insomma, no? perché sarebbe un peccato un po' insomma, rovinare tutto quello che abbiamo in previsione. Vabbè, questo insomma. 2014 vi ha costretto a spostare date di gare, un da dappertutto. quest'anno finirà... è stato un disastro, veramente. Fino alla prima o poi, però è anche vero che eh, avete iniziato anche la Coppa d'autunno, che riguarda eh, un'altra disciplina, quindi il esatto. mountain bike. Però siete sempre. Attivi, proprio ormai ogni domenica succede sì, qualcosa. Sì, è un'evoluzione continua. Beh, eh, la strada, eh, quella di Pagnacco, sarà la terz'ultima prova della, sì. su strada, Trofeo delle sì. province. Sì. Mentre per quanto riguarda la, la mountain bike, siamo all'inizio del, della Coppa d'Autunno, che poi si concluderà a novembre, quindi di strada ce ne monta. A settimana prossima, eh, questa domenica, ci sarà. Fa parte sempre della Coppa d'autunno, campionato regionale Mountain Bai Caxi a Budoia. È organizzato dallo sgancio rapido. Viene dallo sgancio sì, rapido sì. del Comitato di Pordenoni. Salutiamo anche il presidente Campana, che è stato è stato sì. ospite nella nostra trasmissione del CONITG, quindi in bocca ah, al lupo anche allora. perfetto. Eh, a Perfetto. Mentre il sabato successivo ci sarà la prova a Magnano organizzata a Capodivento eh, È un'altra delle prove delle, del, delle province perché poi ovviamente ospedaletto, poi ci sarà Qualso, Valle, Magnano, Cordovado chiuderemo il 16 di novembre a Davilla di Bue. L'impegno... È totale perché insomma tante gare. Io ringrazio... Devo sempre ringraziare gli amici della se, chi segue la Mountain bike Matteo Chita, Lorenzo Genio, eccetera, perché insomma è un tour del forse, non da poco. E, e faccio che anch'io mi leggo, mi, mi, mi accodo ai complimenti. Eh, Franco domenica mattina a Pagnacco eh, leggo dal programma che ci sono degli arrivi, de, delle partenze anzi eh, Sì, falsate, sono no? sfalsate. Diciamo che eh, dipenderà anche molto dai partecipanti, però tendenzialmente mm. saranno due fasce una composta da debuttanti junior, senior, veterani, gentlemen probabilmente, e poi super gentlemen e donne nell'altra fascia l'appartenenza La, dei gentlemen o di qua o di là dipende come dicevo prima dal numero dei partecipanti in modo da non avere un gruppo enorme in prima fascia e, e pochi sulla seconda so. poi, chiaramente, ci poi saranno decideranno i giudici esatto il direttore di corsa come distribuire 69 chilometri, 23 chilometri eh, di un giro. da ripetere tre volte quindi 69 in, in totale Avete idea di quanta gente possa partecipare? Ma diciamo di... che l'obiettivo nostro è ovviamente quello di avere tra i 100 e i 200, i 150 partecipanti, i 120 dell'altro anno, mi auguro che siano superati. Eh, noi, anche perché, ripeto, la gara è una gara molto bella. La, la, sabato prima c'è una gara a Maserata, ma... Maserata è un circuito di 6 km da ripetersi 10 eh, volte pianeggiante. Chiaro, serve per fare la gamba e poi venire magari a, a vedere se la gamba funziona in quello di Pagnacco. E, e, e il circuito vallonato tra le colline, lì Moreniche sopra Pagnacco, veramente vale la pena di essere visto. Anche perché, eh, e ne parlavo anche di recente anche con gli amici della Chiarcosso e della buiese che organizzano la, la leggendaria ah, sì, esatto. sono dei posti meravigliosi sono delle colline certo. che meritano di essere vissute anche al di là della gara certo. certo, approfitto anche per dire che noi domenica scorsa abbiamo fatto sempre a Pagnaco, ma eh, assieme ai commercianti di Pagnacco eh, una pedalata ecologica mm. nelle zone, quindi siamo andati a fare la strada di 420 che è poco conosciuta che collega Pagnacco a Fagagna poi siamo andati a Loi ci sono delle strade bellissime gli amici, della, gli amici di di Haiti domenica e la boiese come dicevi tu domenica hanno la leggendaria e, e ci sarà un incrocio allora, co con l'amico Bortolotti della si siamo rimasti d'accordo che per evitare di incrociarsi ci sentiamo un po' prima, perché loro chiaramente fanno delle strade sì. che sono secondarie, però ci sarà un incrocio che ovviamente dovremmo sì, evitare. Se è mai che uno parte in una gara e finisce in Sì, Esatto, entra da una parte e entra dall'altra, è Difficile perché con le biciclette storiche, sì, è un po' dura. Un po dura. Cioè, una cosa, sì. eh, ci sarà anche eh, un traguardo volante sul primo giro sì. della manifestazione, nel senso che i Primi che I primi della, della prima e seconda fascia che transiteranno al passaggio del primo giro avranno un ulteriore premio. Chiaro che devono arrivare, veloce, non è che possono fare il primo e poi no? devono arrivare, Devo, in, fondo, devono arrivare in fondo ovviamente per essere premiati <ride> non, non si insomma, si so, chi male. arriva prima è difficile salvo, salvo guasti <ride> eh, beh, meglio, meglio precisarlo Franco, eh, diamo anche le informazioni logistiche cioè bisogna arrivare diciamo attorno alle ore 8 a Pagnacco presso, dove si parcheggia che cosa si fa dove... Esatto allora eh, innanzitutto arrivare a Pagnacco poi i partecipanti troveranno indicazioni per il ritrovo effettivo che è in località Fontana Bona Fontana Bona è appena fuori Pagnacco un chilometro eh, sulla collina dove c'è lo spazio Cospanat lì si svolgeranno tutte le, le, le attività di, di iscrizione, dopodiché eh, verso le 10 10 circa noi raduneremo tutti i ciclisti, li porteremo con velocità controllata sino alla partenza di via dei Colli e appunto il bocciodromo mm -hmm. di Pagnaco e da lì daremo il via alla, alla manifestazione che dovrebbe concludersi circa in base alle tabelle di marcia Verso le 12 dipende da quanto correranno loro, ma insomma 69 giri è quella uh, previsto. E dopodiché da lì i eh, partecipanti si trasferiranno autonomamente a questo punto di nuovo verso la, la Cospa, la Tafontana Bona, lo spazio COSPA e lì pasta parti eh, e poi premiazioni che contiamo di fare verso. Le 13.30, massimo 14. Molto bene, allora domenica 14 settembre, il primo trofeo Cospalat organizzato dalla Amici e Bici Nadali di, di Pagnacco. Franco, bocca al lupo, come sempre. Grazie, io mi auguro che ci siano <ride> i partecipanti siano numerosi e che vengano perché a detta di tutti è un percorso che è un po' difficile trovare. Al dio del meteo non diciamo più niente, perché ormai non ormai abbiamo, niente, abbiamo no, sprecato no, no, tutte le parole. Fossi, dovrei chiedere all'amico Enzo Cainelo che lui ha sempre una gran fortuna col tempo, si vede che ha qualche punto santo in paradiso, Fate che mi aiuti. Male, no? eh, glielo ho de no, <ride> detto, lo so se verrà a vedere. D'accordo. Allora appuntamento domenica 14 settembre a Pagnac. Partenza comunque ritrovo Fontana Bona di, di Pagnacco con eh, il primo trofeo Cross Palate l'appuntamento con Axi Time invece è rinnovato per la prossima settimana. Con i commenti ehm, alla fine di, questa, di, questa, di questo evento organizzato sempre nell'ambito della stagione axi ciclismo. Udine certo. e Grazie. ci vediamo alla prossima occasione. Grazie a tutti.